Sì, la vera novità è che circa 2.700 aziende regionali in 2 anni hanno goduto di finanziamenti che hanno permesso di riqualificare il personale e attraverso la formazione nel posto di lavoro si sono aiutati gli individui, i cittadini, i lavoratori ad essere più competitivi per stare nel mercato, ma soprattutto le nostre aziende ad essere più competitive anch'esse per stare nel mercato. La globalizzazione impone una grande trasformazione e spesso alcune nostre aziende vanno fuori mercato perché non ce la fanno a tenere questi ritmi di competitività e di necessità di cambiamento. Noi abbiamo messo 25 milioni di euro recuperati dai vecchi fondi europei che stanno tornando a Bruxelles, dedicati a questo strumento molto importante. Chiediamo alle aziende cosa gli serve per riqualificare il proprio personale e quindi aiutiamo il cittadino ad essere sempre competitivo dentro il mercato del lavoro. Anticipiamo l'esclusione dal mercato del lavoro, la sua marginalizzazione e chiaramente abbiamo delle aziende con dentro personale sempre aggiornato e sempre qualificato. Questo è un passaggio fondamentale per essere vicino alla vita delle persone e, ripeto, quando parliamo di circa 14.000 lavoratori e circa 2.700 aziende, parliamo di un tessuto produttivo per il Lazio molto importante.